Anche in Sardegna oggi hanno preso via i saldi estivi che andranno avanti fino al 30 agosto, un istituto, quello delle vendite straordinarie, che ormai da tempo non suscita l'entusiasmo degli operatori commerciali che hanno perso la speranza di riuscire a recuperare una parte del volume d'affari perso nei mesi precedenti, ma che non scalda neppure i consumatori che ormai hanno a disposizione diverse altre opzioni per acquistare a prezzi convenienti, dalla grande distribuzione organizzata che attraverso varie forme di promozione può praticare vendite a prezzi scontati in diversi periodi dell'anno, oppure l'e-commerce, in cui gli sconti di fatto sono possibili sempre o quasi. Ma in attesa che le autorità preposte intervengano per regolamentare in maniera più stringente questo istituto, che al momento della sua introduzione aveva un suo perché, i commercianti nuoresi hanno allestito le vetrine con le proposte di vendita a prezzi scontati. Si va dal 20 al 30% con alcune punte del 40%. L'obiettivo è quello di attrarre l'attenzione dei potenziali clienti nelle prime due settimane di avvio dei saldi, nella consapevolezza che col passare del tempo le priorità cambiano e la propensione all'acquisto va scemando. Una ricerca della Confcommercio Sardegna stima in 225 euro a famiglia la somma che nell'isola verrà spesa in occasione dei saldi, che riguarderanno principalmente il settore moda e non solo. Anche in questa occasione sia le associazioni di categoria dei commercianti che quelle dei consumatori hanno ribadito le critiche al sistema attuale dei saldi e chiesto al legislatore, che in Sardegna e la Regione, l'introduzione di modifiche significative. Questo per evitare che venga tradito lo spirito con il quale nacque la legge in un'Italia che, almeno per quanto riguarda le dinamiche del commercio, ormai non c'è più da decenni.